Sono Andrea Ricci, progettista di Spirit Torino e primo uomo Spirit. Probabilmente in un'altra vita avrei fatto il musicista. Spirit è il marchio con cui ho iniziato a lavorare ormai 25 anni fa. E poi si è declinato nei vari progetti, dalla preparazione di cuffie e mobili a un'etichetta discografica. La passione per la musica guida tutta la progettazione di Spirit, mettendo un accento molto forte sul rispetto dell'esecuzione artistica della musica. L'alta fedeltà per Spirit non è altro che la trasposizione dell'arte della musica senza nessuna modifica. Il marchio di Spirit Torino rappresenta la stilizzazione del nostro drive, ovvero l'autoparlante che è il fulcro di tutti i nostri progetti. Spirit è partita nel riprogettare completamente il drive, ma la sfida vera e propria è stata quella di riprogettare interamente lo stile di ascolto in cuffia, dove ci sono molti aspetti tecnici, ma anche molti di psicoacustica. L'ascolto di una cuffia Spirit porta sempre un'esperienza live, come essere lì. Spirit Torino perché siamo molto collegati al territorio circostante. Facciamo forza di una serie di aziende che si trovano sul territorio e hanno una formazione, una competenza che ci ha permesso di realizzare questi prodotti. In questi anni abbiamo portato avanti una lunga serie di sperimentazioni, lavorando su materiali pregiati, tecnologie, e sperimentazioni con i musicisti per arrivare a un concetto di alta fedeltà sostenibile dove chi ascolta deve avere l'esatta percezione di un suono reale e naturale, non un prodotto nato per essere venduto, ma un prodotto sviluppato come se fosse uno strumento musicale. Il percorso di progettazione non è mai rettilineo. Molte volte l'incontro con un musicista, l'affronto di una nuova tecnologia o la sperimentazione ha portato ad inaspettati sviluppi per la progettazione. Oggi Spirit è il frutto di questi continui percorsi di sviluppo. I primi prodotti a inizio 2018 risentivano di quello che è il nostro retaggio di laboratorio di preparazione di cuffie. È stato molto difficile ripensare il progetto per un pubblico maturo che potesse accettare un prodotto made in Italy di altissimo livello e quindi portare la progettazione ad un nuovo livello che potesse soddisfare l'appassionato di musica ma anche l'amante del made in Italy. La progettazione dei nostri prodotti c'è un elemento che sicuramente ci permette di fare quel salto in più, è sicuramente la passione, non solo per la musica, ma anche nel realizzare un prodotto estremamente raffinato. Non c'è una sola vite della nostra cuffia che non abbia un significato e questo ha portato a rivedere completamente ogni singolo aspetto del prodotto. Nei nostri
nostri prodotti troverete un'attenzione particolare nella scelta dei materiali e in come questi vengono assemblati. Per noi è importantissimo dare ad ogni tipologia di parte della cuffia una sua funzione e la scelta del materiale giusto che possa dare la massima prestazione. È la garanzia per voi di aver acquistato un prodotto messo a punto in ogni minimo dettaglio. Il linguaggio della nostra progettazione parla essenzialmente con i materiali. Dove abbiamo bisogno di maggiore rigidità e efficienza, utilizziamo il titanio. Su prodotti destinati invece al grande pubblico abbiamo scelto un massello di mogano stratificato per ottenere un mix di leggerezza e design. La Radiante è una cuffia molto importante nel nostro catalogo, è la prima chiusa che abbiamo realizzato e si contraddistingue da una particolarità, è la prima cuffia con radiatore passivo, un elemento mobile all'esterno della cuffia che si sposta per compensare la pressione. Questo ha permesso di raggiungere degli ottimi risultati a Tokyo, dove è stata presentata nel 2019. Superleggera è una delle prime cuffie che abbiamo sviluppato, è una cuffia fresca, giovane, che si rivolge a due tipologie di pubblico, quindi musicista che richiede un sound estremamente sincero, caldo e passionale. La seconda invece è l'amante della pura musica, perché mettersi in testa una superleggera è sempre un'esperienza incredibile. Titano nasce per affrontare un mercato molto specifico, quello degli appassionati, in cui è fondamentale curare il fine tuning. È una cuffia che permette una personalizzazione di suono estremamente elevata ed ha una configurazione semichiusa, ovvero un'aperta che emette molto poco verso l'esterno. La Twin Pulse rappresenta il nostro modello di punta e racchiude al suo interno tantissime caratteristiche che permettono di fare un ascolto che trascende dalla normale esperienza in cuffia. Il sistema Twin Pulse è il primo al mondo a utilizzare due driver in una camera isobarica. Entrambi gli elementi mobili si muovono in sincrono e il secondo driver aiuta il primo a inserire ed aspirare l'aria. Questo permette di avere un movimento estremamente preciso e veloce della membrana e una messa a fuoco della scena acustica estremamente veritiera. Mistral è l'ultima nata e ha richiesto una profonda riprogettazione per portare la qualità Spirit anche con la tecnologia wireless. Nel progettare la Mistral abbiamo pensato anche a un pubblico femminile che possa apprezzare il design ma essere trasportata in un concetto a noi più caro, l'ascolto della musica e della trasmissione dell'emozionalità della musica. Valkyrie è nata da una sfida data dai nostri clienti. Mi è stato chiesto se dovessi riprogettare una cuffia senza pensare minimamente al costo di produzione, ma semplicemente all'obiettivo finale, avresti fatto le stesse scelte? Beh, la risposta è Valkyria. Una riprogettazione integrale del concetto Twin Pulse per arrivare a un nuovo standard di ascolto.